Gian Piero? Dove siamo? Il centro che non si può di Trieste. Una faccia, ragazze, che non si può guardare. Sono distrutta. Sono proprio da buttare. Ciao. Si chiama, ha un nome in tedesco che ovviamente non sappiamo pronunciare, ma sa di polvere da sparo, tipo, no? Sì, infatti vedete che ci sono tutti i fucili, tutte le armi da guerra. Sembra una prigione, bellissima. Come sono i posti dove ti porto? Lo devi dire. Alla vista molto belli. Vediamo adesso come si mangia. Bellissimo. Bello. Adesso ci prendiamo anche il sottobicchiere. Che meraviglia. Guarda che bello che è. Poi ci sono tutti gli stendardi, le cose. Bellissimo proprio. Cosa hai fatto? Niente, quando? A riguardo di questo? Ci ha toccato quella palla lì. No, ho toccato, sollevato. La sollevata. Era fatta e si è spenta. E ha spento la candela. Miracle lamp, si chiama. Ha rovinato l'atmosfera. Sei un pasticcione. Io? Ma te ne vieni in Germania con... La maglia dell'Inter. Con la maglia dell'Inter. Vergognati. Quindi raccontami questa storia sulla seconda guerra mondiale. Praticamente nel 1945, quando ormai la guerra era finita, Dresde è stata completamente rasa al suolo dagli alleati. Ma come mai? I motivi ancora non sono ben certi dai storici. Quello che si pensa sia più probabile è stato accanimento totale contro una popolazione inerme, perché pensa che quando hanno lanciato le bombe l'armata rossa comunque era già a Berlino, quindi la guerra era già vinta, gli alleati avevano già vinto. E quindi hanno bombardato sempre inutilmente. Tra l'altro 50.000 morti, si parla. 50.000 morti e una città completamente rasa al suolo completamente. Con diciamo gli effetti della bomba che si sono visti a 30 km di distanza, anche come lapilli, come cenere, anche a 30 km di distanza. Ma poi invece è stata completamente ricostruita, però. È stata ricostruita completamente con gli stessi pezzi, no? Con la stessa. Quando possibile, sì. Considera che nel decennio scorso è finito il lavoro di restauro, a fine del 1990 qualcosa. Madonna santa. Perché durante tutto il regime russo non c'era nessun interesse di ricostruirlo. Ma alcuni storici dicono però che sia stata attaccata per il fatto che pensavano... Una posizione strategica. Sì, perché pensavano che magari alcuni dei nazisti che erano scappati... Si rifugiassero verso est prima della Polonia e si fermassero a Dresda, perché era ancora intatta, non era stato ancora colpito dalla guerra. Però molti altri dicono che è stata una cosa completamente gratuita. È stato esagerato, dicono. Addirittura volevano accusarle di crimini contro l'umanità, no? Sì. Ma è finita diversamente, però diciamo. Però vince vino. Sì. È finita che è andata in mano la Russia. È perché poi i vincitori hanno sempre ragione. Te la sei ricordata nonostante la birra? La macchia non si vede? Ah, ma si registrano ancora? Adesso no. Dovete sapere, miei cari amici ascoltatori, che purtroppo abbiamo macchiato, abbiamo graffiato la fotocamera. Chi? Io. Arriva il cibo. Il mio è praticamente uno spiedino di patate con della salsa, c'è della cipolla, del formaggio, dei semini vari, l'insalata, un po' di tutto. Quello di Giampiero invece è un pezzo di legno. Ah, davvero, veramente? È completamente un pezzo di legno con sopra del salame, una patata ripiena di non sappiamo che cosa. Salsiccia, questa è qualcosa ripiena di formaggio, questo cos'è, cavolo? Sì, sarà sotto aceti. Ah, c'è scritto, c'è la bandierina con su scritto tutto. Ah, davvero? Cioè, la cosa straordinaria è che dopo uno che si mangia questo un po' di roba, guardate lì cosa c'è. Il grappino. C'è un grappino. Pulverwurm. Le fette di pane hanno qualcosa dentro, non sappiamo bene cosa. Questo sembra formaggio. Invece questo è tipo con dei pezzetti puro di formaggio, di salame. Vedete che c'hanno delle cose dentro.
dobbiamo fare delle riflessioni sul discorso Germania, esattamente come le avevamo fatte già sul discorso Francia, sull'alimentazione. E cioè non possiamo esprimerci con una parolaccia? Vomito? No, e chi vomita è una parolaccia? Allora, diciamo che sono dei gusti molto diversi dai nostri, per quanto poi in realtà la maggior parte delle cose che si mangiano sono verdure, patate, salsiccia, carne di vario genere. Quindi in realtà sono cose che si mangiano anche da noi in Italia, ma è il modo in cui sono elaborati che è diverso e in cui sono magari abbinati, no? C'è quasi sempre una salsa allo yogurt. Allora, non sono un malaccio, voglio dire, comunque il cibo è buono. Però una cosa che devo dire è che io non riesco mai a finire un piatto. Cioè non riesco. Cioè tutte le volte che inizio a mangiare, mangio un po' e a un certo punto non riesco a finire, ma neanche Giampiero. Stasera Giampiero ha preso un piatto, quello che avete visto sicuramente perché l'avrò già messo in questo video, che era pieno di carne, salsiccia, carne di ogni genere, ma carne anche cruda, ma va bene, anche da noi si usa la carne cruda, ma non in quel modo. Cioè completamente tipo la polpetta, l'impasto della polpetta senza cottura. Quindi è un po' strana la cucina, però dai, cioè non è malaccio, non voglio criticarla. Però sicuramente, insomma, una retorica, una banalità, in Italia si mangia meglio, cioè. Ognuno è abituato alle sue tradizioni. Sì. Va bene. Adesso ci facciamo un giretto qui a Dresda. Vediamo un po'. Adesso andiamo sulla terra. Io ragazzi ancora ho i capelli così, cioè, a parte che sono abbronzatissima, non so se si vede, ma ho dei capelli osceni perché praticamente io ho dimenticato la spazzola a casa e quindi ogni volta che li lavo li asciugo così, cioè al vento, quindi mi stanno diventando una schifezza. Adesso spero domani di riuscire a comprare una spazzola, vediamo se riusciamo. Se riusciamo a trovare un negozio, perché siamo sempre in giro così e ancora non siamo riusciti ad entrare in un supermercato, in un negozio. Che bravo! Allora, è bellissimo, no? È stupenda. La chiamano infatti la Firenze del Nord. Che sì. Poi ogni volta tendono diciamo a paragonare qualunque tipo di città, insomma, come ma per Budapest. Secondo me per la cupola più che altro. Sì. Come Budapest la com'è? Budapest è la Parigi dell'Est, questa è la Firenze del Nord, insomma. Ah, sembra la Venezia del Nord. Sì. E devo dire che è molto bella, è bellissima, e pensare che l'abbiano completamente distrutta nel 45 e l'abbiano poi rimessa totalmente in piedi, è assurdo, no? Perché Dresda... Ci sono voluti anni e anni, però. Certo. Hanno sofferto. Però dico, la particolarità è che è veramente un concentrato di architettura, cioè se uno viene qua non ha idea, non riesce a capire dov'è che finisce un monumento e dove ne comincia un altro, è veramente tutto così vicino, tutto insieme. Ma è spettacolare proprio, è bellissima. Bella, bella. Ovviamente ci sono tutte le clip, le vedete, le vedrete. Le? Le vedrete. No, che cosa sono? Le clip. Ah, le clip, no scusa, non le conoscevo clip. Il nome. Le clip. Ho messo tutte le varie clip di vari punti della città. Di sera, poi domani cerchiamo di farle anche di giorno perché è il caso di vederla proprio tutta. Perché noi abbiamo sempre questa idea che le città vanno viste sia di notte che di giorno, perché non, se no non danno non si capisce non danno proprio. Un'idea completa.
bella. Quella comunque è la terrazza d'Europa. Molto bella, davvero. Scusate. Buongiorno. Io mi sto mangiando questo mattoncino qui, che peraltro l'ha preso Giampiero, ma è pieno di panna e a lui non piace. Di mattina soprattutto è da poco. Di mattina non ha un buon effetto su di lui. Cosa mangi? Io mangio questo Frank, un dolce alla cannella. Buono. Che era il mio preferito? Tipo girella, però la cannella. E dentro la seguo tua. L'ho dovuto cedere. No? Siamo ovviamente a Dresda. Adesso tra un po' andiamo a fare un giro, una bella giornata. L'ho già detto che abbiamo la fotocamera scheggiata, quindi i video questi un pochino dove parliamo noi, cioè forse si vede forse una sorta di alone piccolo. Dobbiamo rimandarla alla Canon per farla riparare, anche se non so se ne varrà la pena, perché probabilmente riparare l'obiettivo costerà quanto una macchina fotografica nuova. Adesso vediamo. Dicono a Dresda, guarda, le patatine, la birra e Brussels col curry sopra. Infatti si chiama curry e ginkgo, mi sembra una cosa del genere. Secondo il Guinness dei primati, questa è la latteria più bella del mondo, tutta fatta in ceramica. Moritzburg, guardate un po' lì. Ah però, bello, no? Bellissimo. Bello. Siamo venuti qui a questo castello a un quarto d'ora da Dresda e adesso andiamo a fare una visitina nei giardini. Minù è felicissima, dove trova giardini si rotola felice. Quindi è stupendo, è bello da ambe lati, soprattutto di qua. È una meraviglia proprio, bellissimo. Ma poi questo lago che è proprio blu, no? Quindi se venite a Dresda, questa è una tappa assolutamente da fare, cioè